Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nate, questa nuovissima pillola di Gossip. Il serale di Amici sta ormai volgendo al termine, ebbene sì, la prossima settimana, ricordo, andrà in onda la semifinale e già sappiamo chi sono gli allievi che hanno raggiunto questo traguardo. Eh sì, perché le anticipazioni uscite qualche ora fa sono già state aggiornate, ancora prima della messa in onda della settima puntata serale. Sappiamo che nella prossima puntata, appunto, l'eliminato sarà quel simpaticone romagnolone di Cricca. Mi dispiace, poi mi stava simpatico. È stato Amedeo Venza a spifferare il nome sui social. Va detto che non vi è certezza assoluta su questo, ma nelle scorse settimane l'influencer Venza ha sempre azzeccato il pronostico sull'eliminato, quindi si presume che anche questa settimana ci ha azzeccato. Dalle anticipation sappiamo che al ballottaggio finale in questa settima puntata sono finiti Mr. Cricca e Mr. Aaron. Beh, due pezzi da 90, dai, soprattutto Aaron mi piace. Il cantante di Lorella Cuccarini era finito al ballottaggio anche nelle settimane precedenti, se seguite Amici lo sapete meglio di me, salvandosi poi sempre in extremis. Non ha sorpreso quindi il fatto che l'eliminato di questa settimana proprio lui, perché una volta ti va bene, due volte ti va bene, alla terza volta sai com'è, no? Giocherebbe un po' sporco, diciamolo. Come detto, nulla è ancora certo, visto che sarà Super Maria De Filippi a comunicare ai ragazzi il verdetto in casetta, come ultimamente avviene. E questo per non dare alito alle anticipazioni, peccato che poi le anticipazioni ve le diamo lo stesso. Ponete che non siamo bravi, eh? Sembra un segno del destino il fatto che Super Cricca sia finito il ballottaggio proprio con Aaron. Sono amici i due, visto che nell'ultimo, quest'ultimo, solo pochi giorni fa, era scoppiato in lacrime, vabbè non è una novità amici, al pensiero che Cricca potesse lasciare la scuola. Oh raga, se ne salverà soltanto uno, dice il detto. Per chi non avesse seguito per intero tutto il percorso di Cricca ad Amici, ricordo che il cantante, durante la fase del pomeridiano, aveva perso una sfida ed era stato eliminato. Poi, a causa del Capodanno Gate, o per meglio dire del Noce Moscata Gate, ma del Gatto di Nat Gate, chiamatelo un po' come volete, la produzione aveva dato la possibilità a Cricca di rientrare. Posso dirvelo in italiano? Che cool! Il giovane romagnolo aveva vinto una sfida e quindi era tornato a pieno titolo nella scuola di Amici. Che fondello! Una cosa inusuale, visto che mai prima d'ora la produzione aveva dato questa possibilità. Eh sì, qui il pongo regolamento, va via, come una viola. Giovanni, questo nome di battesimo di Cricca, ha conquistato sin da subito il pubblico di Canale 5, non solo per il suo talento, ma anche e soprattutto per la sua maturità, per la sua sensibilità e per il fatto che gli piace la piadina, ecco. Doti che lo hanno fatto arrivare sino al serale di Amici, peccato non sia arrivato a conquistare la semifinale. Vabbè. Non è un problema. Ma Cricca, ti vogliamo bene lo stesso. C'è però da tenere conto del fatto che ha dovuto fare i conti con un avversario molto tosto, perché Aaron, tanta roba, raga. Aaron è uno dei cantanti che insieme ad Angelina e insieme anche a Wax è candidato alla vittoria finale. Ebbene sì, già da quando sono uscite le anticipation sulla registrazione di questa puntata, molti telespettatori avevano dichiarato di non poter concepire il fatto di non vedere Aaron in semifinale. Tutti dicono, ma no, Aaron è impossibile, Aaron deve arrivare in semifinale, magari anche in finale, e magari anche vincere. Non lo so se vincerà, perché c'è Wax, che il quale diciamo che non è il mio preferito, però ha un grande potenziale, e questo Maria De Filippi l'ha capito molto bene. Ebbene, alla luce delle indiscrezioni riportate da Mr. Amedeo Venza, Aaron riuscirà ad agguantare al volo la semifinale insieme a Wax, Angelina, Isobel, Mattia e Maddalena. Questi sono i sei nomi, quindi, che dovremo vedere in semifinale. Bene o male, dipende dal punto di vista. Cosa ne pensate, amici miei? Alla fine, chi arriverà in finale? Chi merita la vittoria? Ma prima di sentire voi, sentiamo un po' cosa ne pensa il mio gatto opinionista. Ciao gatto, quando ti voglio bene. Scusa. No, torniamo sul pezzo, dai. Ciao gatto, allora, come va? Bene, sì, ci facciamo i cavoli nostri o parliamo... Ah, ok, va bene. Allora, no, dimmi un po', cosa ne pensi tra Aaron e Cricca? Ti dispiace un po' che sia andato via Cricca? Cosa hai da dire? Non esiste più la musica di un tempo. Sì, vabbè, cosa c'entra? Questo l'abbiamo capito, io sono anni che lo sto dicendo... Sì, lo so che tu ami i vecchi cantautori del passato, soprattutto quelli americani. Chi è il tuo preferito? Cat Steven. Ha fatto un gioco di parole. Ha fatto la battuta ti piace Cat Steven perché c'è Cat nel nome. Mamma mia, ma sei diventato un boomer. Ma io, Cat Steven, tanto di rispetto, ma dico di quelli attuali. Ah, ti piace Wax? Ti piace Wax? Ti piace Mr. Autotune Wax? Ah, perché si muove bene? Ah, ok. Però Aaron, tanta roba, eh. Sì, anche Aaron. Quindi, secondo te, chi vincerà?
No, Cat Steven non partecipa, amici. Insomma, dai, ma non... Mamma mia. Va bene, dai, torna a poltrire, dai, va bene, dai. Ne riparliamo dopo. Ciao. Ce l'ha su con Cat Steven adesso, ma mai sentito parlare, solo oggi si è impuntato con questa storia, ma secondo me è perché Cat Catto, no, avete presente il concetto, vabbè. Comunque raga, a questo punto, visto che il mio gatto è di pochissime parole, io la mia opinione ve l'ho detta, a questo punto ve lo chiedo a voi, chi vorreste vedere vincere questa edizione di Amici 2023? Scatenatevi nei commenti, fatemi sapere, tanto è gratis, non è che devi chiamare il televoto che costa 19 centesimi al minuto, che poi non sono mai 19 centesimi, qui è tutto gratis, basta, qui sotto c'è lo spazio per i commenti, commentate e mi raccomando, mettete un bel like sotto questo video, aiutatemi, perché spesso mi accorgo che faccio molte visual, ma faccio pochi like, i casi sono due, o faccio schifo, quindi la gente guarda il video lo stesso, però gli faccio schifo, oppure vi dimenticate di mettere quel famoso pollicione, quindi spollicciate come non ci fosse un domani. Per il resto, che dirvi? Mettete like, appunto, cliccate, appunto, condividete, appunto, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao bedazzi.